Salve a tutti ragazzi, io sono Feraz e benvenuti in un nuovissimo video della redazione ufficiale di Dragon Ball Super Card Game. Quest'oggi andremo a vedere le 10 carte più belle della nuovissima espansione speciale che uscirà il 1 novembre, ovvero il Premium Pack 02. Sarà un'espansione molto particolare che conterrà tantissime ristampe di carte precedentemente uscite solamente in inglese e che saranno parecchio utilizzate nei mazzi. Inoltre vi informo che ci saranno due tornei molto importanti a breve. Ovvero il 26 ottobre ci sarà il Last Chance Preliminary, che sarà appunto un preliminary per i nazionali però molto particolare, dato che costerà 20 euro e vi permetterà di giocare con le carte in inglese e in francese uscite prima di quelle in italiano. Ovvero ogni carta che non esiste in italiano potrà essere giocata in inglese. Questo sarà un primo sguardo al formato esteso che a molti giocatori è sempre interessato. Ci saranno alcune espansioni non consentite, ma vi lascio magari il sito dove potrete trovare i vari tornei e così vi potrete informare tranquillamente. Inoltre ci saranno poi le finali del nazionale il 27 ottobre, dove al costo di 30 euro riceverete tantissimi premi di partecipazione ed inoltre potrete partecipare al nazionale, dove giocando e ottenendo risultati alti potrete ottenere tantissimi premi. Ma vi lascio tutte le informazioni in descrizione. Inoltre vi invito ad iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto ed ovviamente di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nuovissimi video. E detto questo, direi che possiamo cominciare. Alla decima posizione troviamo Super 17, la macchina infernale. Super 17 è uno dei miei personaggi preferiti e vederlo riproposto come carta per giunta in edizione speciale Alternate Art mi fa solamente sorridere, cioè lo apprezzo parecchio. È una carta foil, disponibile se non erro anche in versione non foil, ma ovviamente con la foilatura tutto è migliore. Parliamo dell'art però. Abbiamo un Super C17 stilizzato, disegnato parecchio bene, con un colpo dell'aura lievemente caricato nella mano e delle strisciate di verde, che rendono la carta molto più dinamica, devo dire, cioè danno un certo effetto di dinamicità più che altro nella sfera. Di certo è una bella carta e devo dire per cominciare la classifica è più che azzeccata. Alla nona posizione abbiamo Frieza, Invasione del Male. Quest'artwork è veramente molto bello e vi spiego anche perché. Prima di tutto sapete come mi piace la foilatura che fuoriesce dagli attacchi energetici dei personaggi, quindi quella sferetta viola che viene caricata e dalla quale scaturiscono dei raggi che sono pure foil, di certo va a migliorare molto la carta. Inoltre quel contorno molto marcato di nero sembra tipo un bozzetto, non lo so, mi piace parecchio attorno al personaggio, che è disegnato ovviamente molto bene, come praticamente tutte le carte del gioco di carte, ma questo ha un qualcosa che mi fa dire wow, cioè lo apprezzo parecchio rispetto ad alcuni disegni, se così si può dire. Ed inoltre quelle particelle nere che sono attorno al personaggio, quella sorta di polvere di terra, non so che cosa siano effettivamente, ed inoltre le strisciate di giallo simili a quelle che c'erano nella carta precedente la vanno a rendere molto bella. Contiene vari elementi che comunque vanno a rendere più completa nei dettagli la carta e la rendono veramente bella all'occhio. All'ottavo posto troviamo Janemba, la spada demoniaca. Una carta veramente bella e che rappresenta uno dei personaggi più apprezzati dai fan in tutto Dragon Ball. La posa è quella che conosciamo tutti quanti, spada davanti, sguardo molto molto spavaldo e si va a comandare direi. È disegnato veramente molto bene, sempre con quello stile artistico che abbiamo visto anche nelle due carte precedenti, ed è proprio questo a renderlo molto molto figo. Infatti come le carte precedenti ha un'ottima ombreggiatura, molto marcata, ha stile di bozzetto, ragazzi non lo so, però non so come definirla particolarmente, però devo dire che è veramente bella. Ha delle strisciate di blu che vanno a rappresentare appunto il colore della carta e la foilatura questa volta non scaturisce da nessun colpo d'energia, però dà una dinamicità molto bella alla carta. Al settimo posto abbiamo Zamasu Fuso, Fusione Affinata. Ormai se avete visto i video precedenti sapete benissimo quanto mi piacciono le carte con un'ombreggiatura molto marcata e questo stile di disegno è uno dei miei preferiti ed è proprio per questo che ne vedrete parecchi in questa top, perché a parte che il premium pack ne è pieno, io li apprezzo, quindi meritano proprio un posto nella mia classifica personale. Questo Zamasu Fuso è veramente bellissimo, disegnato molto bene con delle ombreggiature marcate che vanno a ricordare un pochettino lo stile di disegno della saga di Black e inoltre quell'aura attorno, quella lama di Ki che viene caricata nella sua mano, quella dinamicità data dalle linee di movimento, tutte insieme vanno a rendere questa carta veramente molto bella all'occhio e le fanno meritare questa posizione di pieno diritto. Al sesto posto abbiamo Goku Black contro la rovescia della distruzione.
Ragazzi, cosa c'è da dire su questa carta? Dai, la state vedendo anche voi. È qualcosa di spettacolare. Quel bianco che praticamente indica la luminosità dell'aura attorno al personaggio. Quella Kamehameha caricata, la prospettiva, le ombreggiature prettamente scure. Quindi sapete benissimo che l'apprezzo. Lo sguardo di Black che indica tutta la sua malvagità. Ragazzi, questa carta è veramente qualcosa di assurdo. Soprattutto l'attenzione posta nell'onda che viene caricata è qualcosa di veramente interessante che rende questa carta parecchio originale. E di carte di Black in questo stile ce ne sono parecchie. Fortunatamente però tutte quante riescono ad avere qualche tratto unico che le distingue e le rendono belle quasi quanto questa, ma questa forse è una delle migliori. Al quinto posto troviamo Saiyan Mascherato, Guerriero Ammaliato. Bardock e di conseguenza Saiyan Mascherato è uno dei miei personaggi preferiti. E vederlo rappresentato così bene mi può far solamente sorridere e apprezzare questa carta. Abbiamo una posa veramente ben disegnata, un'ombreggiatura prettamente scura e quindi sapete benissimo che entra di diritto in una mia top personale. E poi tutta quell'aura che fuoriesce dall'onda d'energia, dal colpo d'energia che sta caricando, rende questa carta veramente molto bella e completa nei dettagli. Inoltre l'espressività di Saiyan Mascherato è veramente qualcosa d'assurdo. E devo dire che per me questa è una posizione più che meritata. Al quarto posto troviamo Nuvola d'Oro. Una carta che è praticamente sempre stata desiderata dai fan e che finalmente potrà essere giocata anche in Italia. In questa versione Alternate Art diventa qualcosa d'assurdo. Quella sorta di ombreggiatura di colore giallo. Lo sfondo, non so come definirlo, magari tipo roccioso, ha un qualcosa che ricorda forse anche un po' il dorato. È la nuvola disegnata in questo stile con Goku che tiene Gohan, che ci ricorda sicuramente la sigla di Dragon Ball Z quando lo guardavamo da piccoli. Tutto questo va a rendere questa carta bella e soprattutto, non lo so, mi dà un che di nostalgia che le fa guadagnare di diritto una quarta posizione che è veramente, veramente difficile da guadagnare considerando che tutte le carte di questa espansione sono veramente belle a livello d'art. Al terzo posto troviamo Tecnica della Vampata. Questa carta ritrae Vegito mentre che utilizza appunto una sua tecnica. Devo dire che la cosa che fa rendere questa carta talmente bella ad arrivare al terzo posto, ovvero al gradino più basso del podio, a parte all'ombreggiatura parecchio marchiata, è molto il contrasto di colori tra il blu e il giallo che c'è appunto nella carta. Quei lampi che forse mi ricordano anche un po' Dokkan Battle, quelle particelle vicino alla mano e quelle linee dinamiche gialle rendono il personaggio molto dinamico, soprattutto quei contorni blu fanno capire benissimo che siamo di fronte a Vegito appunto. E devo dire che questa carta è veramente molto bella e anche abbastanza semplice a dir la verità. Però tutto questo messo assieme le fa... Nella seconda posizione troviamo Fu, Banditore dell'Oscurità. Una carta che secondo me è stata realizzata veramente molto bene. Abbiamo questo Fu, sempre con un'ombreggiatura parecchio scura. C'è anche da fare un piccolo appunto sul fatto che il personaggio sia veramente molto originale come design. Ed è forse tipo uno dei pochissimi personaggi che sono nati su Dragon Ball Xenoverse 2 e sono arrivati in tutto l'universo di Dragon Ball, arrivando anche su Heroes e su gioco di carte collezionabili. L'artwork in sé è abbastanza semplice, abbiamo questa energia attorno a Fu, che è di colore azzurro tendendo un pochettino al verde, e un colpo d'aura verde con dei raggi che vanno a coprire tutta la carta. Proprio questa cosa rende la carta veramente molto bella e fa capire che comunque con Fu non c'è tanto da scherzare. Cavolata a parte, secondo me questa carta merita parecchio perché, pensandoci bene, non è complicatissima a livello di artwork, però devo dire che è veramente d'impatto e fa un bel effetto, comunque soprattutto vedendola di presenza. E al primo posto troviamo Piano di Distruzione, che ritrae appunto Zamasu Fuso. C'è bisogno per forza di spiegare perché questa carta è al primo posto? Cioè, guardatela solamente, l'espressione di Zamasu, la sfera e tutti gli effetti che ha attorno che sembrano tipo delle ondate di calore, non lo so. So solo che sono qualcosa di assurdo. Lo sfondo, la combinazione di colori e soprattutto l'ombreggiatura. Tutto questo rende questa carta assurda e appunto, secondo me, la migliore del Premium Pack 2. E devo dire che si merita a mani bassissime questo primo posto. E niente ragazzi, questo video finisce qua.
Fateci sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di queste nuovissime carte. Inoltre fateci sapere anche cosa ne pensate del Premium Pack 02 e se lo acquisterete. Come al solito trovate tutte le informazioni sul sito ufficiale e proprio per questo vi invito a passare da vari social che trovate qua sotto in descrizione, ovvero la pagina Instagram, il gruppo Facebook e il sito ufficiale. Seguendo i vari social avrete sempre tutte le informazioni più nuove e potrete sapere sempre quando ci saranno dei tornei ed inoltre potrete confrontarvi con altri giocatori. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, un saluto da Feraz e dallo staff di Dragon Ball Super Card Game.